Sta diventando una questione più seria del previsto, quella delle minacce a Porta Sant'Andrea, iniziate con le scritte sui muri contro il giostratore Vedovini. Un grosso coltello da cucina è stato lasciato fuori dalla sede di Via delle Gagliarde durante la riunione del CDA. Un fatto grave che ha richiesto l'intervento della polizia e adesso si muove anche il presidente dell'istituzione giostra, Franco Scortecci. Questi sono atti sicuramente indecorosi e irraccontabili, come si è visto altre cose durante il corteo, come si è visto altre cose in piazza. Io dico il senso di responsabilità, l'amore per la nostra manifestazione che è unica e tanto bella, l'abbiamo avuto la riprova anche quando siamo scesi a Roma, dove siamo stati accolti dalla città del Vaticano, cerca di aprire spazi. Bruciare tutto per la stupidità di alcuni veramente fa male per chi tutto l'anno ci lavora e non sono solo io, perché ci sono i quartieri e gran parte, la maggior parte dei quartieristi che sono amanti della giostra, che si impegnano per farla crescere con la propria partecipazione diretta. Quattro stupidi, forse anche cinque, andrebbero sicuramente individuati e gli venisse presentato il conto. Ecco, un appello a 360 gradi, in primis ai rettori e ai quartieristi. Ma io vengo da quel mondo, mi rendo conto che troppo spesso queste cose vanno oltre i rettori, sfuggono, perché ripeto, chi vuol bene alla giostra si ritrova intorno al quartiere a lavorare, a costruire e a fare. Io questi più che quartieristi li definirei personaggi, quelli della Curva Sud, che ogni occasione per dimostrare la propria stupidità è buona e sono sempre i primi a volerlo dimostrare. Insomma, ci riescono anche abbastanza bene.